Buonasera da Teletrip con la redazione in collaborazione alla redazione di redazione 0766. Siamo oggi al TG di oggi, che è martedì 6 dicembre, quindi ci avviciniamo alla festa dell'Immacolata. Sono le solite tradizionali cerimonie che si faranno a Monsignor Dardia con la solenne cerimonia. Poi l'altra cosa importante da dire è che oggi è la giornata, tra virgolette, del risparmio per Legno Co. Il liquidatore Micchi e Savignani e Sindaco sono a confronto per vedere insieme ai sindacati come poter risparmiare, ma stiamo ragionando all'incirca di 800.000 euro. Questo è il grande risparmio, riducendo il costo del lavoro, mandando in pensione prima qualcuno e così via. Peccato che perdiamo 53.000 euro al giorno e quindi più di 1.600.000 euro all'anno e loro continuano tranquillamente a parlare, ma di questo ne parleremo in settimana. Poi la copertina del nostro giornale dice monnezza, differenza di vedute, perché c'è stato qualcuno a Piazza Saffi che, stufo di vedere la fontana come un letamaio, se l'è recintata con una rete per evitare di sporcare, però si vede che evidentemente continuavano a sporcare e allora l'ha proprio scritto, sporcando quindi anche lui, sulla fontana: non sporcate. E poi invece vicino alla cattedrale abbiamo fatto una foto di un civitavecchiese o comunque un abitante della zona che ha pensato bene, forse perché nessuno veniva a ritirare gli ingombranti a casa o altre cose del genere, di sbarazzarsi del suo materasso. Probabilmente avrà comprato qualcosa in offerta, approfittando del Black Friday, e l'ha depositato lì senza problemi in mezzo a una strada, a due passi dalla scalinata della cattedrale. E questa è Civitavecchia. Poi, sempre Civitavecchia, si è insediato ormai a pieno titolo il nuovo presidente Di Maio al Porto, e ovviamente incominciano a uscire fuori i debiti fuori bilancio, le promesse fatte che non si possono mantenere. C'è un bluff, il porto dei miracoli in pratica era un grande bluff, e quindi carrozzone a spese dei contribuenti. Si parla di un buco di circa 6 milioni di euro, e in questo poi vanno aggiunti, eventualmente, se dovessero pagarli, quelli da dare al comune, oppure ce n'ha 4 pure il comune di milioni di euro in buco a bilancio. Terreno Power, c'è un accordo con i sindacati per la voragine via Giordano Bruno, nonostante Striscia non si vede uno straccio di un operaio o di qualcuno che faccia qualche cosa. Per la situazione della Manuten Coop ancora non c'è nessun accordo, si arriverà a fine mese, e poi si vedrà che cosa fare dei vari, perché c'è una diatriba su chi assume, chi licenziare, chi non assume, i turni e le ore. Sul nostro ascensore Paolo Caputo sale e il Pincio scende, ma scende per il motivo degli impianti sportivi e del bando del fattore che non è a norma, cioè quindi senza aver fatto la variante del Consiglio Comunale non si può concedere un impianto per 20 anni, se la legge fatta dagli stessi 5 Stelle prevede che siano 5. Però sa, è come la pelle di Apollo, a secondo delle convenienze si può uscire dal seminato. Pesca abusiva dei ricci, referendum che non convince, l'associazione Civitavecchia c'è, le nostre rubriche e poi come sempre il punto sullo sport. Noi abbiamo aggiunto, a parte i risultati delle prime squadre, c'è il punto sulle giovanili dell'SNC Rosso Celesti, tutto sul Civitavecchia Calcio, le juniores, e poi altre piccole cose, la Super SG agli europei, il rugby, il calcio a 5 e la Stema, che con un giovane, un 98 di Civitavecchia, è riuscita a battere proprio negli ultimi 3 secondi la formazione ospite in casa lì a Pala Ricucci. Quindi Stemar che si mantiene al secondo posto dietro la Tiber, che è prima in classifica. Quindi questa è la situazione per lo sport. Poi c'è l'approfondimento del nostro Pimpinelli. Vi ricordo che domani è mercoledì e quindi ci sarà l'andata del quarto di finale di Coppa Italia Civitavecchia a Serpentare. Buonanotte.